Tu però stai andando un po' più piano guardando i risultati, però è perché è partito troppo forte, un calo che ci stava. Ma ho letto, ma io non lo so. Come ti spieghi ecco, questa? Non lo so, magari poteva essere così anche il giorno d'andata, quindi forse poteva essere quello il nostro campionato, quindi una squadra che con la media dei punti che abbiamo fatto in queste 8 partite, quella, 20, 21, lottare fino alla fine. Per quello che prende ancora più valore quello che è stato fatto dalla squadra, perché forse doveva essere quello il nostro campionato. Siamo andati un po' oltre quello che erano oggettivamente, poi è chiaro che vorremmo migliorare tutto, però i numeri sono quelli e, come dicevo prima, i numeri alla lunga poi non mentono mai. Però ecco, non si può sorvolare sul fatto che comunque se n'è andato a gennaio un giocatore importante. Ah beh, sì, no, beh, però dopo quelli sono i numeri, poi si analizza tante cose e quindi qualcosa forse sì, però ripeto, magari anche con Giorgio poteva essere lo stesso campionato, con la media, questa media qui, 20, 21, 22 punti, 23, e poi lottare magari fino, ricordo, insomma tanti, dicevo, salvarsi all'ultimo. L'ultimo minuto dell'ultima giornata, per quello che prende ancora più valore quello che hanno fatto, che veramente è stato grande. Ripeto, io credo che noi il nostro campionato per una certa veste è stato vinto il 3 marzo. Adesso, come abbiamo detto e ripeto un po', sento tante frasi di questo genere, si alza l'asticella, ma non è detto che siamo capaci a saltarla, ci proveremo, però ci sta che l'asticella non riusciamo a saltare, ma non cambia quello che è stato fatto, che è stato veramente importante. Però ripeto, questo è un discorso un po' a livello generale. Credo che adesso dobbiamo pensare a questa partita, che è una partita importante, è una squadra grande, giochiamo in casa, è uno stato pieno, cioè ci sono tante componenti perché riusciamo a fare una buona partita. Poi c'è questo rammarico, credo che a Parma abbiamo perso, ma io credo che nessuno sia contento di come è andata, perché non meritavamo di perdere. Dell'episodio del secondo gol, ma per quello che è stato tutto il secondo tempo, anche il gol onzo che abbiamo preso, quello che. Però a volte il calcio è fatto di momenti. Noi al 17° abbiamo sbagliato un gol clamoroso con Manuel, che dovevamo, magari la partita cambiava lì, e un minuto dopo abbiamo preso un gol. Il calcio è fatto di queste situazioni. A Milano, ricordo l'andata, abbiamo fatto una buona gara, ma abbiamo preso 4 gol da fantascienza. E quindi con le grandi squadre, anche con le altre, devi stare attento perché. E attenzione, la concentrazione fa la differenza nei particolari, i particolari contano.